La terza commissione consiliare ha ascoltato il direttore regionale alla sanità Emilio Duca in merito ai provvedimenti per il contenimento delle liste d'attesa elaborati dalla Giunta. Il piano straordinario si compone di quattro grandi aree di intervento. Il governo della domanda di prestazioni sanitarie, identificando i reali bisogni di salute. Il governo dell'offerta, rispondendo ai bisogni di salute. L'attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione con l'istituzione di una cabina di regia regionale, l'informazione e la comunicazione ai cittadini e la formazione degli operatori del sistema sanitario regionale con il coinvolgimento di associazioni ed utenti nell'azione di monitoraggio anche all'interno delle aziende. Il piano è partito lo scorso fine settimana. Il governo della domanda, ha detto Duca, non ha un'efficacia immediata, ma è l'unico vero strumento che sul lungo periodo ci consente di tenere sotto controllo le liste d'attesa. Per aumentare l'offerta, elemento che ha un effetto rapido, abbiamo previsto l'allargamento degli orari degli ambulatori specialistici, con prolungamento fino alle 22 e, se necessario, l'apertura il sabato e la domenica. La possibilità di utilizzare professionisti di un'azienda sanitaria su una tecnologia di un'altra azienda, la possibilità di accedere in misura straordinaria al privato accreditato all'interno di un tetto di spesa previsto dalla Spending Review. Duca ha sottolineato come in Umbria ogni anno si effettuano 2.723.000 visite specialistiche, più di 800.000 esami diagnostici per immagini e 8.200.000 esami del sangue. Un dato elevato se rapportato ai 900.000 residenti.